Il reparto di gastroenterologia dell'ospedale Spoc di Locri continua a soffrire non solo per la carenza di personale medico, ma soprattutto per il problema delle apparecchiature tecnologiche. Da quanto emerge, infatti, sarebbe a rischio chiusura dal momento che al rientro dalle ferie medici e infermieri della struttura dipartimentale di gastroenterologia digestiva hanno trovato in tilt l'apparecchiatura per la colonoscopia che ha dai 18 ai 20 anni di vita. La situazione non è di facile risoluzione, dal momento che ci vorrebbero almeno 3 settimane prima che l'apparecchio possa essere restituito al reparto funzionante. Durante questo periodo tutte le attività diagnostiche, anche quelle in urgenza, saranno interrotte e per questo la strumentazione in dotazione del reparto non consente di eseguire con sicurezza gli esami endoscopici. Ieri, a lanciare l'allarme sulla gravissima situazione in cui versa la gastroenterologia di Locri, è stato ancora una volta il segretario territoriale della GUIL FPL Nicola Simone. Non è più tollerabile, ha dichiarato il segretario territoriale, constatare ancora una volta che una struttura Spocchi come quella dell'ospedale di Locri venga lasciata totalmente sguarnita dal servizio di endoscopia digestiva. Dopo svariate richieste effettuate sia da parte del responsabile della struttura, il dirigente medico Rocco Arcà, miranti al rafforzamento dell'organico e al rinnovo delle obsolete apparecchiature, né allora la triade commissariale né adesso il vertice aziendale ha inteso attivarsi per risolvere l'annoso problema, pure essendo a conoscenza che ci sono apparecchiature di buon livello parcheggiate e non utilizzate in qualche nosocomio dell'azienda non abilitato ad avere la gastroendoscopia. Bastava trasferire quelle apparecchiature inutilizzate presso l'ospedale di Locri, che ha tutte le condizioni infrastrutturali e istituzionali per garantire l'efficienza e la funzionalità di un servizio sanitario fondamentale per salvare vite umane in un territorio privo di altro idoneo servizio pubblico. Simone, nel sottolineare che la problematica viene anche evidenziata dai ripetuti casi di pazienti trasferiti con urgenza al GOM di Reggio, evidenzia che privare un DEA di primo livello di un settore indispensabile quale quello dell'endoscopia digestiva espone da un lato i pazienti affetti da patologie anche molto gravi e molto frequenti all'enorme rischio del viaggio per potersi recare presso il GOM di Reggio Calabria o nasocomi di altri territori calabresi, o ricorrere ai privati e sopportare l'esoso costo e nel contempo espone anche i sanitari della struttura a pesanti conseguenze dal punto di vista medico-legale.